in collaborazione con La Molisana, Olearia Ortuso, Del Giudice il Fiore del Latte, ESI, Eurosurgelati Italia, 3G Group, Pur Acqua, Borgo di Colloredo, Caffè Domingo, Spazio Relax, Arredamenti Spazio Cucina Vitale. Salve a tutti e benvenuti a un nuovo appuntamento di In Cucina con lo Chef. Bene. Buongiorno Chef. Ciao Rachele, buongiorno a tutti. Bene Chef, oggi è venerdì, come ben sapete, e quindi questa giornata è dedicata al piatto Gran Gourmet. Gran Gourmet. Quindi oggi che cosa prevede? Beh, leggi il titolo? Non lo ricordo. No, non lo voglio anticipare, tutto tu, Chef. È una ricetta, diciamo, creata da me. Abbiamo gioco molto un quindi po' con i quadri, no? Diciamo. Ecco, ma infatti nell'elenco che mi hai mandato ho trovato questa ricetta un po', ho detto, ma chissà cosa sarà. Altre volte abbiamo fatto seppia in quadro d'oro, perché mi ero ispirato, diciamo, ecco, al pittore. Questa volta è in cerca. È in cerca. Il quadro in cerca d'autore, ecco, la vedi. Perfetto. Piatto in cerca d'autore, perché poi vediamo con semplici ingredienti che abbiamo comunemente a casa di creare un piatto bello da presentare e poi nello stesso tempo buono da mangiare. Uniamo una crudité di pesce, quindi andiamo sul sicuro, che è stato già tutto abbattuto, quindi alla massima sicurezza, con una burrata e delle verdurine. La croccantezza li uniamo con del pane aromatizzato al timo. Quindi bene, vediamo gli ingredienti. Abbiamo degli scamponi, ecco qua, della nostra sponsor. Abbiamo dei filetti di alice, cioè belli puliti, pronti all'uso, no? All'uso. Sappiamo che il pesce crudo, per gustarlo, bisogna abbatterlo. Sì. In questo caso andiamo sul sicuro, perché già abbiamo, è stato fatto, già tutti pronti per l'utilizzo. Quindi abbiamo canolicchi, alice e scamponi. E andiamo un attimo a sgusciare, quindi a prendere solo la polpa, quindi e gli facciamo una leggera marinatura, così. Ecco qua, spogliamo lo scambo, prendiamo il suo budino, vedi, piano piano se ne esce. Bene, mettiamo qui nel piatto, mettiamo anche quest'altro scampone e poi via. Li lasciamo un attimo marinare con un pizzico di sale e olio extravergine di oliva. Quindi prepareremo, chef, questa è una tua creazione, questo piatto. Sì, e unire un po' un prodotto caseario a una crudité di infatti pesce. Infatti volevo far notare anche questo a casa, perché abbiamo il resto degli ingredienti caseario con il pesce. Li volevo dire man mano, in modo da non svelare subito, diciamo. Lasciare sempre quella. Certo. Abbiamo i nostri quella suspense. Canolicchi. Cioè, adesso prepariamo un po' la parte, ecco, quella del pesce, no? Che andremo a gustare crudo. Prima la parte del pesce, dato che resterà, perché quindi crudo, deve, andremo a puliamo così i canolicchi. Qui e lì si trovano già belli, pronti, sono alici dell'Adriatico, puliti, spinati, veramente pronti all'uso. All'uso. E poi sicuri per essere gustati. Sì, ecco. Quello prima di tutto. Certo. Bene chef, io ho controllato le mail, sì, vedi, oggi ho la cartellina, quindi tu sai che quando ho la cartellina è perché devo darti qualche news riguardo alle mail che arrivano ogni giorno. Beh, noi innanzitutto vi ringraziamo perché ci scrivete in tanti, anche lo chef vi ringrazia e speriamo che, insomma, riusciremo a rispondere a tutte le vostre curiosità. E oggi mi ha incuriosito, perché ovviamente mi sono sempre tenuta la ricetta, mi ha incuriosito la mail di Angela, che ci scrive da Vasso, la signora Angela, che noi salutiamo e ringraziamo per averci scritto, e ci chiede alcune informazioni sui frutti di mare. Bene. E oggi in questa ricetta, chef, tu hai utilizzato appunto i cannolicchi, che sono appunto frutti di mare, sono dei molluschi, che sono, quindi oltre ai gamberi e le alici, abbiamo questi cannolicchi che hanno un nome scientifico, Solen marginatus. Bene. E sono presenti anche qui nella zona dell'Adriatico e sono, cioè, facilmente, si possono tranquillamente trovare in mare. E tu, chef, non so se ti è mai capitato di andarli a prendere qui nel nostro mare, a Termoli? Una volta. Ti è mai successo? Sei mai... Era più facile, no? Una volta c'erano molti, no? Bastava farsi una passeggiata in spiaggia, adesso ci vuole, mi sa, un po' la pinna, no? Vabbè, pinna, maschera, vabbè, bisogna equipaggiarsi in un certo senso, quindi
Sì. Sì. Stiamo facendo cetrioli, un po' di verdurine così da poter gustare sia con che sta bene con il pesce crudo che con la burrata, no? Sì. Andremo poi ad evidenziare. Qua facciamo una marinatura anche ai cetrioli. Prendiamo solo la parte esterna. Esterna, perché è quella di semi sono un po' più anche fastidiosi. Leggera. Sì, diciamo che la parte interna è quella che causa un po' di pesantezza. Pesantezza, sì. Un attimo a marinare. Ok, abbiamo fatto questa marinatura di verdurine. Finiamo con il pomodorino per dare un po' di colore. Andiamo un attimo a svuotare così. Quindi andiamo a rimuovere i semi. E sui succhi prenderemo solo la sua polpa, no? Sì. Poi se vogliamo fare una cosa ancora più particolare, se ha tempo, li possiamo scottare un attimo in acqua e privarli della sua pelle. Quindi dell'esterno. Sì. Bene. Bene, quindi frulliamo la nostra burrata. Burrata. Poi andiamo a mettere un sac à poche e cominciamo un po' a creare il piatto. Il piatto. Bene. Il quadro. Il quadro. In cerca d'autore, che in realtà l'autore ce l'ha, perché è il nostro chef. Vabbè, era un modo per poter simpatico giocare. Per creare, sì, per un creare nuovo quella, piatto. Quando andiamo a frullare. Quindi chef, l'abbinamento di questo prodotto che è la burrata, sì, con il pesce, sì, per quale motivo? Ripetiamo, magari a casa, diciamo perché non ci ha seguiti. Il pesce è bello, fresco, lineare, ha bisogno di una parte un po' burrosa, un po' più grassa per poterlo gustare al meglio, anche perché così potrebbe essere anche un piatto unico, se vogliamo. Completo, certo. Qua. Quindi questo è un molto semplice, veloce da preparare, sì, però nella sua presentazione lascia un po' stupido. Poi ovviamente oggi è venerdì, quindi da casa sanno, certo, che comunque è un piatto molto più, certo, sofisticato, più elegante, certo, perché è un piatto gran gourmet. Da servire comunque in qualsiasi momento, sì, dell'anno, perché non è detto che deve esserci per forza l'estate o inverno, essendo qualsiasi è l'occasione. Una ricetta che è una comunque bella, si può riproporre. Un bel antipasto, no? Un bel entrée, no? Di una cena. Magari di un antipasto pranzo importante. Sì. Tagliamo un po' il pane. Andiamo, ecco, questa è la classica fetta di pane, no? Sì. Che è avanzata del giorno prima, del giorno per dopo. Evitare magari di poter dare quella croccantezza. Andremo un attimo a tostare in padella e profumare con. In questo caso il timo. Con del timo, sì, che a me piace molto. Lo riproponi in diverse ricette, bene, però ovviamente va bene anche un altro tipo di odore, oppure. Okay. Nel frattempo che aspettiamo che si cucina il pane e marinano il pesce e le verdure, ci vediamo tra poco. Bene, Rachele. Ci siamo. I nostri ingredienti sono pronti, non resta che comporre il piatto. Vedi un po' già. Sì. Ci aiutiamo un attimo per la circonferenza del. Ecco. Cerchiamo di fare dei ciuffi, no? Un coppa pasta. Sì. Un po' così. Bene. Ecco qui. Andiamo a togliere. No. Poi cominciamo a mettere qualche carotina cetriolo. Cetriolo. Visto? Sedano. E poi qualche pomodorino sparso un po' qua. E poi andiamo ad aggiungere. Andiamo a mettere un po' il nostro pesce, no? Sì. Qua vogliamo lo scampo, mettiamo i cannolicchi. Cannolicchi. No, è molto bella. Ma proprio anche così, a livello estetico è particolare. Vero? È proprio un piatto gran gourmet, cioè. Ecco, andiamo a mettere qualche crostaceo qua. Ecco qui. Un po' di qua. Ecco qua. E poi aggiungiamo un po' di barba di finocchio. Di finocchio. Che comunque per dare un po' di profumo. Non può mancare l'olio. Il filo d'olio extravergine. Finiamo la nota croccante che non può per dare mancare. Il pane con il timo. Sì. Siamo già quindi aromatizzato. Bene chef, oggi è venerdì, quindi come tu sai, a ogni piatto gran gourmet noi abbiamo il piacere di avere con noi Enrico, il nostro amico Enrico. Amico. Ciao Enrico. Ciao, ciao Enrico. Ciao chef. Vengo. Ritornato. Quindi adesso dobbiamo
Cosa ne pensi innanzitutto di questo? Il piatto è meraviglioso, c'è un diciamo colori che invitano tripudio proprio, di colori, esatto, sì. Invitano proprio a mangiare solo con gli occhi. Per cui vedendo i vari ingredienti che ho usato, quindi certo, questo bel piatto innovativo, ho pensato a un vecchio vitigno, antichissimo vitigno del nostro centro-sud, una bella falanghina da abbinare su questo. Bene, allora prendiamo la falanghina. Sì. Ecco qui. Adesso l'apriamo, poi assaggiamo il piatto e vediamo se la combinazione con questo vino. Ovviamente falanghina è un vitigno antichissimo, risale all'età greca, certo, si coltivava nel centro Italia, nella Campania. Alcuni fanno derivare questo nome falanghina da Falerio, dal Falerio, che era un antico vitigno coltivato dai romani. Altri lo fanno derivare da un sinonimo di falanga, che era un palo per sostenere le viti. Le viti, esatto, sì. E quindi ci sono varie interpretazioni su questo, su certo, questo sull'origine del nome di questo sì. vino. Bene. Oh, vabbè, oggi mi sono dimenticato di inserire del Salvatovaglia. Del Salvatovaglia, vedi? Della domenica. Ogni tanto capita. Federico, io come cuoco umile, quando costruisco i piatti non mangio mai, assaggio mentre preparo, cioè con questo vino io penso che sia perfetto. Sì, ma in effetti diciamo, si combina benissimo perché abbiamo questi vari ingredienti, qui certo, abbiamo un vino che ha una bella struttura acida quindi accompagna bene, a livello floreale abbiamo sentori di frutta matura, soprattutto anche tropicali se andiamo a sentire, sì, e una bellissima mineralità. Certo, e credo riesca completare veramente questo una grande puntata di Gran Gourmet, veramente c'è tutto nel cibo e nel vino. Bene. Noi ringraziamo il nostro amico Enrico, grazie ai chef per questo piatto strepitoso e ovviamente di alta cucina, e noi vi ringraziamo per averci seguiti e vi invitiamo a seguirci nuovamente su Telemolise qui in Cucina con lo Chef. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Arrivederci da Arredamenti Spazio Cucina Vitale, Spazio Relax, Caffè Domingo, Borgo di Colloredo, La Molisana, Olearia Ortuso, Del Giudice Il Fiore del Latte, Esi Eurosurgelati Italia, 3G Group, Pur Acqua,